Opla ragazzi, bentornati in un'altra parte di questa guida di Pokémon Platino. Allora, ci eravamo lasciati, sì, ci eravamo lasciati e basta. I Pokémon, come potete ben vedere, non li ho allenati, quindi proviamo subito mettendo davanti Crobat. E con Crobat facciamo volo verso Bratopoli, perché è là che dobbiamo andare. Innanzitutto vorrei anche scusarmi se non sto riuscendo a caricare video così frequentemente come facevo nella prima parte, ma è sostanzialmente perché ho tanto da studiare, diciamo, gli unici giorni in cui posso registrare sono quelli del fine settimana, quindi non veramente ho poco tempo. Allora, se vedete che qua non ci sono più i cameraman che ci ostruivano la strada, e qua è scoppiata una bella bombazza. E niente, battiamo un pochino, ci sono Magikarp dispersi per tutto il lago, ma noi battiamo le reclute del Team Galassia, via col primo. No, lui no, un cazzo via col primo perché niente. Magikarp, ok, ma no, tu mi devi. Ok, benissimo, no, dicevo che cazzo mi stavo preoccupando. Un Glegnao al 35 veleno denti. Sì. Perché mi va bene. Il mio obiettivo non era ammazzarlo, era avvelenarlo, ma ci sono riuscito comunque. Veleno denti ancora. E bene, bene, bene. Markrow. Basta. Lasciamo Crobat, usiamo prima era salto. Bam. Buona. Usa ombra notturna, ma non ci fa una sega, sì. E l'ha morso per chiudere. Non è molto efficace, ma voglio dire basta e avanza. Si è battuto anche questa recluta Team Galassia. Di qua. Ah, c'è questa tizia utile. No, neanche. Bella Magikarp. Ok, qua. Eccolo. Il bomber di turno. Se tu hai. Ah, un Golbat. Muy bueno. Dunque, non ti posso avvelenare, quindi andiamo con la soluzione più semplice, più potente, più non ti uccido. Vaffanculo a stordiraggio, mi sto incazzando. I'm incazzing myself. Dunque, era assalto. Grazie, Crobat, utilissimo. Ce la puoi fare anche a salire? Sì, che sale a 42, bene così. Dunque, mettiamo adesso davanti Gliscor. No, ok. Ops. Questo tizio, oh cazzo, 4 Pokémon. Pure Krogan. No! Ah! Vabbè, no, non mi devi confondere, luridissimo figlio di puttana. Taglio ancora, basta. No, Gliscor. No, Gliscor. Gliscor. Oh, bella. Bella, bro. Fatto veramente tanto. Ok. E il primo è andato. Stanchi. Ma lasciamolo. C'era una bacca che gli cura la completa. Non mi fa un cazzo questo stanchi. Non ce l'ho. No, sbagliato. No. Fa un cazzo. Merda. Merda! Che gli faccio? Ah sì, lacerazione. Dio mondo Gliscor, bravo. Oh, benissimo Gliscor, bella, 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 bella. Houndour, mettiamo. Niente, lasciamo un Gliscor. Che cazzo gli facciamo? Ancora lacerazione. Oh, bella. Oh, mamma mia, mamma mia. Anche col brutto colpo. Glemiao, ma voglio dire. Ma subito. Tutti via con lacerazione. Potentissimo il nostro Gliscor. Ok, dunque ci rimane l'ultimo da battere. Sì, che è questo tizio che. Vai a fare un culo. Allora. Lui non vuole lottare. Dunque dobbiamo entrare adesso in questa mini caverna. Che vedete è così grande in realtà non sembra. E c'è Xyros. Opla. No, che cazzo dico, è Saturnio, eh. Saturnio, giusto? Sì, Saturno, vabbè, vaffanculo. Gliscor, Laceration,
Flacceration. Non gli ha fatto niente per essere, per essere voi eleganti, eh? Facciamo di retromarcia perché mi sono già rotto i coglioni di questo dry score di merda. Axel C, che cazzo facciamo ad essere già 5 minuti di registrazione? Porco mondo. Ok, Scintilla. A proposito, forse l'avevo già fatto nella scorsa parte. Comunque, forza l'ho fatta imparare a Luxray stesso. Dunque, ha un Toxic Rock. Bella Toxic. Niente, volo. Semplicemente. Ok. Dovrebbe. Sì, che va KO. Perché va a scacchi il bastardo? Vabbè, Bronzor. Mettiamo Gliscor, sì, dai. Facciamo retromarcia. Ah. Bella cenetta, leggera, ok. E mettiamo Luxray. Roccio tomba. Tanti cazzi. E facciamo sgranocchio. Dai, la stavi facendo. Ok, sì, la cittecata, non potrò mai essere lento quanto te. Oh, benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto anche Saturno. Allora, dunque, Martes dovrebbe aver già catturato. Quindi, vuol dire che ancora non l'ha fatto. In realtà noi dobbiamo andare a due fogli al Lago Verità. E ci andiamo subito. Perché facciamo curare i Pokémon dalla mammina. Ok. Tu. Sì. Ok. Via. Bici. Tu dici? Bici. Yeah. Oh, ce l'abbiamo fatta. Eccolo. Devo aiutare Lucinda io con la bici. Oh, bella bro, notte in doppio. Allora, Krogan e Glemiao, Gliscor e Krogan, perfetto. Dunque, io direi lacerazione su Glemiao e aeroassalto su Krogan. La merda. Krogan va KO. Vai a fare il culo. Morso, direi su Glemiao. Quasi inutile Gliscor praticamente. Dai però cazzo, devi salire di livello. Lacerazione morso di nuovo. Dai. Dai su che. Oh. No! Devi morire! sì, tranquilli. Basta. No, Crobat. Dio mondo. Ok. E Gliscor non sale, vaffanculo. È ancora un macro? Oddio. Lacerazione e veleno denti. Oh bene. E che la veleno questo stronzo. Oh bella! Bella Crobat! Spettacoloso! Gliscor, cazzo! Vuoi salire di livello, porca puttana? Scusa la gentilezza. Allora, mettiamo davanti. No Crobat, ma Luxray. Basta sta cazzo di bici. Oh, c'è Martes là. Con Lucinda, la ragazza col preservativo in testa. Yeah. Dai, ok, quanto poco, non ce la si può fare. Dunque, Gliscor e Luxray. Facciamo lacerazione su Aundur e Onda Shock su Stampi. bene. Oh, Gliscor a 42. Forbice X, ovvio, al posto di retromarcia. Yeah. E se abbiamo una mossa decente tipo con l'elottero, nonché. La dromaccia è scarsa, ma poi è forbice X. Sbella. Oh, bene. Dunque, lasciamo davanti Gliscor e testiamo allora forbice X su Glemiao e Onda Shock su Aundur. Bene, forbice X, tutto sommato. Ok. Sì, non mi aspettavo di ucciderli, a parte questo Aundur che è andato giù. Incanto? Cazzo. Vabbè, attacco speciale non ne ho. Taglio e forza.
Oh, benissimo. Bene. Allora, adesso mettiamo davanti. Mettiamo davanti al posto di Galactus, ci mettiamo Crobat. Crobat e Luxray e affrontiamo lei. Vai a fare in culo, devi lottare contro di me. Lucinda, un cazzo. Ah, non è in doppio, vaffanculo allora. Crobat contro Golbat, interessante. Potevo metterci davanti Luxray, in effetti, vabbè. Volo. Niente, bene. Anche con un brutto colpo. Bronzor, mettiamo Luxray. Giostriamoci un po'. Mamma, no, Granocchio. No, cazzo. Oh, cazzo. Niente, noi faremo praticamente una sega adesso. Merda. Merda. Dunque, Onda Shock. Non so perché ho usato Onda Shock, sinceramente. Non ho... Oh, Onda Shock! Sparkly. Crobat. Se lo facciamo salire al 43, 40 free, veleno 20, dai che l'avveleniamo, dai che l'abbiamo avvelenato. Ok, adesso aeroassalto, veleno fire, oh cazzo, figliastro di puttana, se fa un brutto colpo qua siamo secchi, quindi volo. Sto cazzo. No, porco mondo Dios. Oh, bene. Bella veleno. 43 in extremis per Crobat. Ok. E ho battuto anche Martes Comandante. E niente, praticamente hanno tolto, hanno portato Mesprit, Azelf e Uxie. Li hanno portati all'edificio Rupevoli. Quindi... Praticamente adesso noi, con il nostro biciclo, andiamo a farci prima curare i Pokémon. La velocità è troppo alta. Tu. Sì, che sto bene. Allora, e praticamente c'è James che è andato alla Guarguzia. La Guarguzia sta a Nevepoli. Però io prima volevo vedere una cosa, che io ovviamente della serie Fail dopo Fail, questa parte non me la ricordo troppo bene. Ah no, perché io devo trovare la... Niente, ok, me la sono ricordata, praticamente io devo trovare la gara chiave per entrare qui. Vedete che qua ci serve la... non mi ricordo, credo si chiami gara chiave. Ma per andare a Nevepoli noi dobbiamo andare da Memordia. Deve fare un pezzo basta, di Monte Corona. Sarà abbastanza noioso, però in effetti ora che ci penso un attimo. Ecco, allora facciamo questa piccola particina, nel senso che oggi non entriamo a Monte Corona, sia ben chiaro, facciamo questi allenatori pre-Monte Corona. E poi niente, il Monte Corona ce la faccio nella prossima parte perché è più che lungo. Forza, dai. In tutti i sensi, forza, Luxray, Sbam. Ok. Poi Machoke. Forse ci stava meglio qua coso, ma vabbè, continuiamo a lottare. Usando Scintilla, qua gli allenatori sono abbastanza scarsi perché sì. No, beh. Un po' cioè, no, direi che i nostri sono giusti e che anche questa parte è abbastanza indietro come gioco, quindi oh bella. E Luxray sale a livello 43, quindi l'unico che adesso rimane è, se non sbaglio, Gliscor, come sempre voi alla fine. Gliscor, tu. Poverino. E di qua c'è Taglio. Sì. Ah, ok, Ninja Boy, vai. Vai, Ninja Boy. Scolopi.
scorupi, 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 lacerazione. No, perché non è morto? Adesso io mi chiedo perché non è morto. Vabbè. Ok. Krogank, no, lasciamo. Lasciamo, e riusiamo la lacerazione. Oh, benissimo, benissimo. Marcus Ninja Boy. Battiamo anche questa tipastra. Spaccando un po' di roccia, facendo entrare in gioco Infernape anche per questa parte. Ha un Noctowl lei, già ce l'ho. Anticipa, beh, ci faccio questo perché usiamo Forbice X e vaffanculo. E allora vaffanculo, sbagliato. Bella. Glascore è troppo forte per la celazione. Ok, abbiamo battuto anche questa fanta allenatrice. Lui non credo sia un allenatore. Infatti non è un allenatore. Ah, cosa cazzo mi ha dato Psicamisù, giusto? Oddio. Sì, ma vaffanculo. Oh, bella. Tu bella, tu bella. Fedele, scopri rovine. Abbiamo Gliscor davanti. Usiamo Forbice X. Non mi aspettavo di meglio, voglio dire. Bronzor ha questo genere di difesa, anche se al 28. Ora Bronzor, la cosa non mi piace. Al 30, bene. Pokémon assessuato di merda. Dai. Su. Sto facendo anche abbastanza. Dio mondo! Come cazzo si fa? Ah. Ultimo Bronzor, dai. Che cazzo di vendore? 32, vabbè. Forbice X. Buona. No, Ferro Scudo, devi morire. Facciamo lacerazione. No. Lacerazione. Sì. Extrasenso. Oddio. Oddio, un cazzo mi ha fatto. Forbice X. No, devi morire! Perché cazzo non muori? Mondo. Oh. Alleluia. Gliscor al 3, al 43, scusate. No, non è salito! Non mi saranno niente di buono in questa parte, quindi ci fermiamo. Salviamo il gioco e allora io vi invito ancora una volta di iscrivervi al canale ShinyWeaver97, a mettere un mi piace a questo e ai video precedenti, a lasciare un commento per sentire le vostre opinioni. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.